Scuola, lite in Campania sul ritorno in classe. Sulle scuole di Luca vuole la DAD, ma l'avvocato della Coda con 696 TV avverte. Il governatore non può decidere da solo, le ordinanze sono illegittime. Intanto il Covid ferma, Procida capitale della cultura, rinviata l'inaugurazione. Ha negato il figlio, pensava fosse autistico. È la terribile confessione resa da Ada, la madre di Torre del Greco in carcere per l'omicidio del piccolo di 2 anni. A 696 TV il sindaco Giovanni Palomba annuncia che riceverà in municipio i ragazzini che si sono lanciati in mare per provare a salvare il bambino. Fuochi a Capodanno, ironia e accuse sui social. Nonostante i divieti del sindaco per i botti a Napoli, dal capoluogo alla periferia Brindisi persino con colpi di pistola. La denuncia arriva dal consigliere regionale Emilio Borrelli e sul web i video diventano virali. Bomba contro un negozio, paura nel Beneventano, attentato intimidatorio nella notte a San Leucio del Sannio, dove un ordigno è stato fatto esplodere davanti a una rivendita di tabacchi. Paura per i residenti e danni ingenti, numerosi vetri rotti nel raggio di 100 metri. Irpinia, medici Novax, partono le diffide. Nel mirino dell'ordine dei medici 213 sanitari non vaccinati con terza dose in Irpinia. Il presidente Sellitto a 696 TV, inammissibile non immunizzarsi. Ad Avellino intanto il sindaco sulle scuole assicura lezioni in presenza. Escalation di contagi, neonati infetti a Sarno. Non si fermano i decessi per Covid nel Salernitano. 3 le vittime, 2 sono Novax. Contagi anche tra i neonati, 3 i piccoli che hanno contratto il virus in poche ore. Intanto ha riaperto il Covid Center all'ospedale da Procida. Buongiorno dal TG696, il Covid ferma Procida, capitale della cultura, rinviata l'inaugurazione. Sulle scuole invece De Luca vuole la DAD, così raffreddiamo i contagi, ma il governo lo blocca, cittadini divisi sulla proposta del presidente. L'avvocato del Codacons Marchetti dice lo sceriffo non può più decidere da solo. Sentiamo il servizio. Il Covid ferma Procida, capitale della cultura, rinviata la cerimonia di inaugurazione prevista per il 22 gennaio. Boom di ricoveri, 6.653 contagi nelle ultime ore e 21 morti in Campania. Questi numeri recenti dell'emergenza che avanza. Tra le vittime Giusy Barbato, 37 anni e senza vaccino, stroncata dal coronavirus, al San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Intanto De Luca insiste sul rinvio delle elezioni in presenza a febbraio, ma il governo lo gela e dice che il 10 gennaio si torna in classe. E intanto il Codacons fredda il presidente rimarcando che le ordinanze sono illegittime. Tutte queste minacce, tutte queste, come dire, sceneggiate che vengono fatte dal presidente della regione lasciano il tempo che trovano, perché il governo è stato chiaro: il 7 e il 10 gennaio la scuola continuerà in presenza. Per l'avvocato Marchetti servirà un intervento del governo qualora il presidente proceda con una nuova ordinanza. Aspetterà a Draghi certamente impugnare le ordinanze illegittime del governatore. Dove non dovesse farlo, noi comunque proseguiremo con diffide e proseguiremo con denunce alla Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio. Cittadini divisi sulla proposta di De Luca. Dappertutto ci sono contagi, quindi penso che la scuola non sia proprio il caso che si riapra. Se serve ancora ulteriormente questa ordinanza per cercare di limitare ancora i casi positivi che stanno uscendo, l'abbiamo visto stesso noi come dei funghi, ben venga. Visti i contagi, vista la situazione, penso che comunque sia una buona idea, però magari non per tutto il mese. Ed è aperto il dibattito del Super Green Pass sui luoghi di lavoro che il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare domani. Vediamo il servizio di Angelo Giuliani. Potrebbe esserci un ulteriore inasprimento del governo nella lotta ai Novax. A breve potrebbe varare il Super Green Pass sui luoghi di lavoro. A quel punto non basteranno più i tamponi ogni 48 ore, ma bisognerà avere o le 3 dosi o le prime 2 in attesa della terza o essere guariti dal virus. Sentiamo i cittadini cosa ne pensano. Se l'avessero messo obbligatorio, già dall'inizio sarebbe stato meglio così rispetto agli altri, un fattore di educazione. Sono d'accordo perché è l'unico modo per uscire dalla pandemia. Sono pro vaccini per vivere meglio. Ci deve essere perché così la gente è più tranquilla. Quindi non trova che sia discriminatorio sui luoghi di lavoro? No, perché stiamo bene tutti.
trovo anche discriminatorio che al momento, se abbiamo altre patologie, non possiamo recarci in ospedale perché gli ospedali sono inondati di pazienti non vaccinati. Non sappiamo quando finisce la terza dose, quarta dose, quinta dose. Facciamo il vaccino obbligatorio. Perché mai dovrebbe essere discriminatorio il contrario, magari? Quello di non difendere la salute degli altri. La CGIL dal canto suo non entra nel merito della giustezza o meno del provvedimento, ma insiste per l'obbligo vaccinale. Non si può dire solo nei luoghi di lavoro, perché sappiamo, l'esperienza ci insegna dopo 2 anni, che la pandemia accade in altri luoghi, non nei luoghi di lavoro, perché fortunatamente i protocolli di sicurezza hanno retto in tutti i luoghi di lavoro, per cui serve l'obbligo vaccinale esteso a tutta la popolazione. Così come chiediamo che venga resa pubblica la disponibilità dei brevetti per vaccinare anche le altre parti deboli del mondo. Era convinta che il figlio fosse autistico, per questo l'ha ucciso annegandolo in acqua. È la terribile confessione resa da Ada, la madre di Torre del Greco, in carcere per l'omicidio del figlio di 2 anni. Al marito aveva detto di uscire per una passeggiata, ma non era vero. Con in braccio il figlio di 2 anni è entrata in acqua dalla spiaggia della Scala a Torre del Greco ed ha annegato il figlio. L'ho ucciso perché era autistico. Questa la terribile confessione resa da Ada ai carabinieri. Ma per il piccolo non c'era alcuna diagnosi pediatrica, solo la convinzione della madre. La donna ora è rinchiusa nel carcere di Pozzuoli. È entrata in un tunnel buio, ha detto l'avvocato difensore della donna, per il quale non c'è stata premeditazione né un tentativo di suicidio. A far scattare l'allarme era stato il marito, un ingegnere torrese, che si è gettato in acqua nel disperato tentativo di salvare il bimbo. A 696 TV il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, si fa interprete del dolore di tutta la comunità. È una vicenda tristissima di una famiglia tranquilla, dove praticamente non c'erano nessun segnale, perché non c'era da parte di questa famiglia un'attenzione dei servizi sociali o altro. Il sindaco torrese è pronto anche ad incontrare e ringraziare pubblicamente i 2 ragazzini che, senza esitazione, si sono gettati in mare per provare a salvare la vita al piccolo. Da parte dell'amministrazione comunale teniamo in conto di quei ragazzini che si sono poi gettati in acqua alle urla della mamma o del papà, che praticamente chiedevano aiuto, e 2 ragazzini si sono gettati in acqua per recuperare il corpo del corpicino. Hanno provato, almeno da quello che abbiamo saputo, di provare a rianimarlo, ma era già morto, e io penso quanto prima di incontrare questi ragazzi qui al Palazzo Bananale. Capodanno di follia a Napoli, nonostante i divieti del sindaco per i fuochi dal capoluogo alla periferia, Brindisi a colpi di pistola. Sentiamo. Un capodanno a Napoli oltre la follia. Quella del 31 dicembre è stata una notte esplosiva nel vero senso della parola, nonostante i divieti imposti dal sindaco Manfredi. Il video ironico diventato ormai virale è quello di un uomo che simula una diretta dal balcone di casa sua. Buonasera da Napoli. Per la prima volta sono vietati assolutamente i fuochi d'artificio a Capodanno. Il divieto riguarda tutto il territorio cittadino e parte dalle ore 16 del 31 dicembre 2021 fino alle ore 24 del 1 gennaio 2022. Ripeto, come potete ben vedere, assoluto divieto di botti, fuochi d'artificio, pirotecnica. Ma i video che spopolano sul web ritraggono anche persone con le pistole verso il cielo, a volte nemmeno così in alto, ragazzi che sparano all'impazzata, ma ci sono anche ragazze che sparano con la pistola dal balcone di casa. E i fuochi hanno innescato anche incendi a via San Cosmo, fuori Porta Nolana, nel quartiere Mercato. Un incendio quasi certamente causato da fuochi d'artificio ha distrutto 2 appartamenti, come segnalato proprio da alcuni residenti. Il rogo è stato spento dagli stessi, visto che i soccorsi hanno tardato ad arrivare, dichiara il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Fortunatamente non ci sono state vittime al momento dell'incendio, i 2 appartamenti erano vuoti. Il fenomeno va neutralizzato, servono più controlli e divieti di sparare botti e fuochi durante tutto l'arco dell'anno. Napoli Est, scontro sull'impianto di compostaggio dei rifiuti. Il senatore 5 Stelle Vincenzo Presutto annuncia un'interrogazione e attacca l'amministrazione Manfredi, e lo stesso gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle ha sostenuto l'approvazione del progetto.
C'è tensione nel Movimento 5 Stelle napoletano. Il travaglio interno ai grillini si riverbera anche sul Comune e sulla Giunta Manfredi. Ad oltre un mese dall'ok in Consiglio Comunale del progetto per il biodigestore dei rifiuti a Napoli Est, arriva una dura presa di posizione da parte del senatore del Movimento, Vincenzo Presutto, che annuncia la presentazione di un'interrogazione parlamentare e attacca l'amministrazione comunale e lo stesso gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, che ha sostenuto l'approvazione del progetto. Mentre io mi preoccupavo di mettere in ordine o comunque creare le condizioni affinché il Comune di Napoli potesse avere una situazione di finanziaria più equilibrata, qualcuno ha pensato bene di venire a piazzare una bomba, ulteriore bomba ecologica nel territorio di est di Napoli. Perché il primo provvedimento che io mi aspettavo da parte della giunta dell'amministrazione Manfredi erano le bonifiche, ricordando che ci sono 38 milioni di euro di finanziamenti voluti, predisposti dal Ministero dell'Ambiente. Mi ricordo che Sergio Costa mi chiese di interessarmene direttamente perché il sindaco De Magistris all'epoca non aveva realizzato i progetti di caratterizzazione con il personale tecnico del comune per prendere 38 milioni di euro per le bonifiche. Cosa mi fa la giunta Manfredi? Il provvedimento sul biodigestore in una città dove manca un piano di rifiuti, dove la differenziata è fatta male e si rischia di creare un progetto che oltraggia ulteriormente un ambiente che già riassina ed è un territorio dove c'è un problema gravissimo di mortalità per tumori. Intanto, in attesa che il governo passi definitivamente nelle mani del sindaco Manfredi i poteri per la bonifica di Bagnoli, il sindaco sta organizzando la squadra di lavoro e fa discutere in queste ore la nomina dell'ex capo di gabinetto di De Magistris, Attilio Auricchio, braccio destro dell'ex sindaco, ma anche amico ed estimatore di Manfredi. Sarà Auricchio il nuovo dirigente amministrativo della struttura tecnica per Bagnoli. Attentato nella notte a San Leucio del Sannio, nel Beneventano, dove una bomba è stata fatta esplodere davanti a una rivendita di tabacchi, paura per i residenti e danni ingenti. Inquietante intimidazione nella notte a San Leucio del Sannio, centro dell'Interland Beneventano. Una bomba è stata fatta esplodere intorno alle 4.30 di questa mattina, dinanzi ad una rivendita di tabacchi e ricevitoria del Lotto, storica attività commerciale del paese. La deflagrazione, udita in tutto il centro sannita, ha creato danni ingenti e paura. L'onda d'urto ha infatti mandato in frantumi insegne e vetrate di attività commerciali e professionali nei pressi di Via Verdi e i vetri di alcune case anche distanti un centinaio di metri, completamente distrutto l'ingresso e una vetrina del negozio. Un episodio inquietante, come ha rimarcato il sindaco Nascenzio Iannace. Purtroppo sì, il risveglio è stato amaro, molto amaro. Ovviamente il mio primo pensiero è andato all'amico Vanorio Gualtieri, dove ho immediatamente telefonato lui, innanzitutto per constatare ovviamente la sua incolumità, e poi purtroppo c'è questo triste episodio di danni anche ingenti a distanza, quindi un'esplosione forte, potente, come avete potuto anche constatare. Paura tra i residenti svegliati all'alba dal flagoroso botto. Io stavo tranquillamente dormendo quando ho sentito questa esplosione, deflagrazione, ma così grande che non potevo associarla a botti di Natale, nel modo di Capodanno. Affacciandoci sulla strada abbiamo notato che c'erano a terra tanti detriti, ho pensato al distributore di sigarette, ma poi venendo sul posto ho visto che i danni erano quelli che erano al tabacchino e pure al bar che è di mia moglie. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Nicolas e Ilaria, i due ragazzi morti nell'incidente avvenuto la sera di Capodanno a Pellezzano, in provincia di Salerno. Al lavoro due procure, quella ordinaria e quella minorile. I magistrati in queste ore hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale colposo. Al vaglio degli inquirenti la posizione del minorenne alla guida dell'altro motorino che seguiva le due vittime a bordo dello scooter. Oltre al conducente anche una ragazzina. Sono stati questi ultimi a dare l'allarme segnalando l'incidente. Le procure stanno cercando di ricostruire quanto accaduto su Via De Iulis con la tragica morte dei due giovanissimi. Partono le diffide per 213 medici non vaccinati con la terza dose. In Irpinia, pugno duro dell'ordine dei medici, il presidente Sellitto dice inammissibile non immunizzarsi. Sentiamo. Medici
15 senza vaccino, 213 le diffide partite questa mattina dall'Ordine di Avellino. Il presidente Francesco Sellitto ammette c'è anche chi non ha ancora fatto la prima dose. Purtroppo c'è qualcuno che non ha fatto manco la prima. Noi abbiamo mandato le diffide, questa mattina sono partite. Credo che la maggior parte di queste posizioni rientreranno tranquillamente. Valuteremo però in consiglio poi tutte le loro spiegazioni che ci verranno inviate entro 5 giorni dalla ricezione della PEC. Al setaccio strutture private, studi di liberi professionisti e anche di medici di base. Intanto spuntano nell'elenco anche 31 odontoiatri ancora non in regola. Il sanitario, a parte l'obbligo di rispettare una legge dello Stato, perché trattasi di legge dello Stato, quella dell'obbligo vaccinale per i sanitari, lo dobbiamo fare, lo devono fare, soprattutto per un obbligo morale nei confronti delle persone che curano. Sullo sfondo l'esploa di contagi registrato in provincia, Alta Irpinia sotto assedio del Covid, a Bisaccia 87 casi in 24 ore sui 577 contabilizzati a livello provinciale e sono 4 le vittime del virus in soli 3 giorni, mentre i sindaci predicano cautela. Ad Avellino Gianluca Festa annuncia niente DAD e le scuole restano aperte. Non c'è ancora per fortuna la condizione per cui debba chiudere le scuole superiori, anzi invito anche rispetto al rientro a scuola e parlo ai ragazzi delle superiori, mi raccomando massima attenzione. 3 le vittime del Covid in poche ore nel Salernitano, 2 sono Novax, contagi anche tra i neonati, 3 i piccoli che hanno contratto il virus in questi giorni e riapre il Covid Center all'ospedale da Procida di Salerno. Sentiamo. La morsa del Covid non rallenta nel Salernitano, dove nelle ultime ore hanno perso la vita 3 persone, 2 tra loro Novax. Giffoni Vallepiana piange la scomparsa di una 72enne che, dopo aver rifiutato il ricovero ospedaliero, è giunta a Ruggi d'Aragona quando era ormai troppo tardi. La donna non era vaccinata. Al Covid Center di Agropoli è morto dopo aver contratto il virus un 60enne originario di Centola. Anche lui non era vaccinato, mentre ad Eboli ha perso la vita un 72enne affetto dal coronavirus. A Salerno, dopo il boom di contagi, ha riaperto il Covid Center all'ospedale da Procida. Abbiamo trasferito ieri i 6 pazienti che io tenevo in subintensiva e quindi già sono stati trasferiti nel reparto di pneumologia e attualmente abbiamo, come dicevo, 26 posti letto. Dei 6 pazienti che abbiamo avuto al Ruggi, 2 sono pazienti non vaccinati e altri 4 invece si erano già sottoposti a vaccinazioni con 2 dosi. Altre comorbidità. A Salerno la riapertura del Covid Center Alda Procida è necessaria per alleggerire il lavoro dell'ospedale Ruggi d'Aragona. I contagi non stanno risparmiando neppure i neonati. A Sarno 3 gli infetti in pochi giorni, l'ultimo arrivato al Martiri di Villa Matta solo 1 mese. Come se non bastasse, in Cilento c'è apprensione per il focolaio di influenza aviaria nel comune di Stella Cilento. Il sindaco Francesco Massanova ha firmato un'ordinanza che blinda le aziende via gli screening periodici per frenare il virus. Anche a Benevento aumentano i contagi e i ricoveri, decorsa ai tamponi con file e disagi. 256 nuovi casi nelle ultime ore ed un aumento dei ricoveri di ben 8 unità. I numeri del Covid nel Sannio continuano incessantemente a salire. All'ospedale San Pio sono ora 70 i pazienti ricoverati. Intanto è corsa al tampone, i centri dell'ASL sono sotto pressione con file e disagi e in tanti si rivolgono a centri privati e farmacie. Già un po' prima delle festività c'è stata una grande richiesta, una grande domanda aumentata. Sia per una questione emotiva, no? Per le preoccupazioni suscitate per la nuova variante Omicron, che sembra essere meno patogena però più contagiosa, e naturalmente per accedere alle manifestazioni familiari al chiuso c'è stato un maggiore ricorso ai tamponi. Per fortuna ci sono le farmacie sul territorio, perché mi sembra che non tutti gli hub pubblici abbiano funzionato durante le festività natalizie.
mentre invece la farmacia è presente sul territorio dappertutto e quindi ha assicurato questo screening straordinario. Ma il presidente dell'Ordine dei Farmacisti Sanniti, Maurizio Manna, raccomanda: se vogliamo che i tamponi siano veritieri, rispettiamo le prescrizioni. Un tampone va fatto non prima dei 3-5 giorni successivi e dentro gli 8 giorni. L'isteria di fare troppo presto il tampone ovviamente non risolve il problema, anzi fa correre il rischio di mantenere mine vaganti in circolazione. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per l'incendio divampato nella tarda serata di ieri intorno a mezzanotte a Sorbo Serpico in Irpinia. Le fiamme hanno completamente distrutto una Renault Megane parcheggiata in via San Rocco. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Solofra e i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Si indaga sulle origini del rogo. La rimozione del presidente e del direttore dell'ato rifiuti Sannita non è più prorogabile, così Marcello Amendola, segretario nazionale Flaica Cub, che tuona contro la situazione che ancora permane nel Sannio sul ciclo della lavorazione dei rifiuti, interrotto da anni a causa del mancato funzionamento dello STIR di Casalduni, ancora fermo dopo l'incendio del 2018. Nato per risolvere l'emergenza rifiuti, è diventato il principale ostacolo, spiega Amendola puntando il dito contro i vertici del lato e anche contro gli amministratori, istituzioni e partiti accusati dal sindacalismo e di immobilismo. A 7 anni dalla sua scomparsa, la città ricorda il sindaco Antonio Di Nunno che progettò Avellino Città Giardino. Ieri la messa nella chiesa di Costantinopoli. Il ricordo del sindaco Di Nunno vive ancora nella città di Avellino, nelle opere, ma soprattutto nelle persone, le stesse che ieri lo hanno ricordato con una messa officiata nella chiesa di Costantinopoli. Finita la sua capacità immaginifica di guardare avanti, di far sognare, di pensare ad un Avellino che fosse in competizione con le grandi città del nord, Brescia, Parma, Venezia, le città meglio amministrate, poi ci siamo ripiegati su noi stessi, siamo ricaduti in un profondo provincialismo. Oggi il problema di Avellino forse è confrontarsi con Cesinale e Aiello piuttosto che con Roma, Bologna, Milano. Questo è il punto. Il ricordo di Gengaro va anche oltre. Mario Cesa, Generoso Picone, Ottieri, Germano furono sostituiti da un magistrato in pensione. Io dicevo che era più esperto di ballerine che di teatro. Questo perché ci fu la New Wave che ovviamente partì con l'amministrazione Galasso e fu la fine di tutto. Molti dei supporter di quelle esperienze oggi sono in galera con la vicenda di Aste OK. Anche l'ex sindaco Paolo Foti ne ricorda le doti di Di Nunno. Il rigore, l'onestà sostanziale, l'onestà intellettuale, la cura quotidiana per gli interessi della città di Avellino. Questo sicuramente è una eredità materiale e morale che ha lasciato, almeno per quanto mi riguarda, la mia persona. È tutto con il nostro TG, grazie di averci seguito, vi auguro una buona giornata.